stanno proseguendo speditamente i lavori di abbattimento della casa dello studente, cominciati nella giornata di ieri. Entro la metà della prossima settimana diventerà un cumulo di macerie, uno dei simboli del terremoto del 2009. Nella casa dello studente morirono infatti 8 ragazzi. In quello studentato avevano riposto i sogni di un futuro radioso spezzato la notte del 6 aprile del 2009. Tra qualche giorno quel simulacro del dolore cadrà, non ci sarà più. È stato intanto coperto, per evitare che si danneggiasse, anche il monumento in onore dei morti della casa dello studente. Per consentire i lavori di demolizione, via 20 settembre è stata interdetta al traffico nella parte prospiciente la casa dello studente. Tra i timori dei tecnici c'era che ci fosse dell'amianto nelle strutture. Per fortuna, almeno questo pericolo è stato scampato.